Buonasera e bentrovati con l'informazione di Estate News. Partiamo con l'economia. Ieri i dati che hanno fotografato un po' quella che è l'immagine dell'attività economica relativa alle aziende del Riminese, un po' in chiaroscuro, dato di Infocamere Move Imprese. Oggi invece arrivano i dati congiunturali della Camera di Commercio. È un profondo segno meno quello che si conferma, secondo appunto questi dati, se non fosse per l'export, per manifattura, edilizia e commercio. L'economia del territorio non dà alcun minimo segnale di ripresa e soffre in alcuni settori più che in altri territori. Positivi solo il fatturato estero e così anche gli ordini esteri riferiti sempre al manifatturiero. Questi, come abbiamo detto, i dati congiunturali 2014 analizzati dalla Camera di Commercio. Arrivano ancora segnali negativi dall'economia del territorio, da tutti i settori. In provincia, al 31 marzo 2014, sono 2.680 le imprese del manifatturiero, con un calo del 2% rispetto al 2013. 77 le cessazioni nel primo trimestre, contro 40 iscrizioni, determinando così un saldo negativo a meno 37 aziende. 20.722 gli addetti, con un aumento della cassa integrazione del 18%, meno 0,30% per la produzione, meno 1,9 per il fatturato, dati questi in controtendenza rispetto al più 0,2% regionale e al più 1,1% nazionale. Calo da imputare, sottolineano dalla Camera di Commercio, alla diminuzione della domanda interna che si contrappone all'aumento di quella estera, dove il fatturato cresce del 2,1% anche se a ritmo inferiore rispetto a quello nazionale. Produzione in calo anche per l'artigianato, meno 4,7%, dove anche in questo settore il segno positivo è solo sulla domanda estera. Tra i settori più colpiti, quelle edile, 5.339 le imprese attive sempre al 31 marzo 2014, con un calo del 3,4%, 232 le cessazioni, 108 le iscrizioni, in calo del 7,7% gli addetti e del 3,5% il fatturato. Segno meno, ma questa volta è positivo, della cassa integrazione con un meno 0,3%. Scenari simili anche per il commercio al dettaglio, con un calo delle imprese del 2,4% e del 4,5% negli addetti, con una crescita dell'1,8% della cassa integrazione, in diminuzione del 3,6% le vendite. Arriviamo ora ai segnali positivi legati all'export, dove il saldo della bilancia commerciale tra importazioni ed esportazioni è positivo, con un più 11,9%. Principale mercato di interscambio è l'Unione Europea con il 53%, gli articoli di abbigliamento con quasi il 32% sono i principali prodotti esportati. E sentiamo ora il commento proprio su questi dati del Presidente della Camera di Commercio, Fabrizio Moretti. Purtroppo i settori che risentono maggiormente della crisi è il comparto edilizia e anche il comparto commercio, in particolare il settore dell'edilizia risente ancora profondamente della situazione di crisi, con dei dati negativi, maggiormente negativi rispetto agli altri settori. Fortunatamente la provincia di Rimini, il territorio di Rimini, rispetto alla regione Emilia-Romagna sulla capacità di internazionalizzazione e di esportazione è stato nel corso degli anni passati un po' il fanalino di coda. Da 8 anni si registrano, nonostante la crisi, delle situazioni di incremento positivo sulle quote di esportazione. E quindi questo è un segnale positivo e un incentivo per le nostre imprese manifatturiere a evolversi nella capacità di approcciare nuovi mercati e di valorizzare il nostro prodotto verso mercati esteri. E sempre dal Presidente Moretti sono arrivate anche critiche, ma soprattutto preoccupazione per il possibile taglio del 50% del diritto annuale contenuto nella riforma della pubblica amministrazione. Taglio che, ha detto Moretti, potrebbe obbligare la Camera di Commercio a limitare, se non addirittura eliminare, gli interventi di promozione e sostegno alle imprese del territorio. Con il voto favorevole della Commissione, 11 sì e 2 astensioni dei consiglieri Franchini e Brunori, approderà in Consiglio Comunale a Rimini a fine mese la delibera sul regolamento per le aree PEP e i piani particolareggiati di edilizia convenzionata. Il servizio.
Abbattimento del valore di riscatto e possibilità anticipata di svincolo. È arrivata questa mattina in commissione la delibera che, a detta dell'amministrazione, mette in ordine le regole che riguardano i PEP e i piani particolareggiati di edilizia convenzionata. Rimini sono 16. La novità principale è l'abbattimento del 50% del valore venale dell'area, in pratica la base per calcolare il riscatto. Il Comune va così a mettere in pratica l'emendamento previsto dalla legge di stabilità, che di fatto permette di riportare la situazione a prima del 2010, quando una sentenza della Corte dei Conti aveva dichiarato incostituzionali sconti del 50%. Nel maggio del 2013 l'amministrazione aveva deciso per un abbattimento del 25%, fortemente contestato dagli assegnatari. È stato un elemento di grande impegno di questa amministrazione che ha portato a un emendamento alla legge di stabilità, quindi alla legge finanziaria 2014, grazie al quale appunto questa legge recepisce, per quanto riguarda le aree PEP o edilizia convenzionata, gli abbattimenti del 50%, reistituendo di fatto una situazione ante 2010 che aveva creato nel lasso di tempo dal 2010 in poi una disparità di trattamento per quanto riguarda questi interventi edilizi nell'area riminese, e che oggi restituisce invece anche un senso di parità di trattamento e di equità che questa amministrazione ha voluto fortemente. Particolarmente interessato da questa scelta è il quinto PEP House, che però contesta il valore iniziale di quanto richiesto dal Comune. Il Comitato contesta anche i maggiori oneri di esproprio, per cui è ancora aperta una battaglia legale. Circa 200 dei 1200 inquilini, fa sapere l'amministrazione, ha comunque già pagato. L'altro punto della delibera approvata questa mattina riguarda la possibilità degli assegnatari di svincolare dopo i primi 5 anni dalla stipula della convenzione. La possibilità di svincolare anche dentro i 20 anni dalla stipula della convenzione, passati ovviamente i 5 anni, ma per quanto riguarda Rimini posso già dire che sono già passati per tutti, sia i piani particolareggiati sia i PEP, con maggiorazioni che vanno proporzionalmente diminuendo passato il 5° anno, che ovviamente avrà il massimo del valore, come prevede la legge, per quanto riguarda lo svincolo, fino ad arrivare a un 5% di maggiorazione l'ultimo anno prima della scadenza dei 20 anni. Questa è una possibilità che non era prevista precedentemente, che oggi invece è una possibilità di svincolare, quindi eliminare quei vincoli per quanto riguarda l'alienabilità, la possibilità di affittare questi immobili a prezzi convenzionati, a prezzi di mercato. Ora la cronaca: è stato probabilmente un malore, ma sarà l'autopsia a stabilire la causa della morte del 39enne svizzero trovato privo di vita domenica pomeriggio in un hotel di Marina Centro. L'uomo era in vacanza con il figlio 12enne al momento della tragedia, in compagnia del nonno che abita a Rimini. A trovare il corpo è stato il personale addetto alle pulizie dell'albergo. L'autopsia è stata disposta dal PM Davide Ercolani. 9 persone stipate in un appartamento di 40 metri quadri si alternavano con turni per il posto letto. È scattato all'alba di questa mattina un servizio straordinario di controllo dei carabinieri di Rimini, 16 i militari coinvolti e 2 ispettori dell'AUSL. I militari, suddivisi in squadra, hanno ispezionato 6 appartamenti su Viale Regina Margherita, Via Libia e Via Madrid. In un bilocale erano stipati 9 letti, tra sporcizia, cibo, abiti, pentole, mazzi di rose, ombrelli. In un altro appartamento 2 occupanti avevano finito da poco il turno venduto di vendita di cappellini e stavano dormendo su 2 posti letto lasciati liberi da connazionali che iniziavano invece il turno mattutino. Complessivamente sono stati controllati 45 extracomunitari, 19 di origine senegalese, 14 pakistani e 12 bengalesi. Il proprietario di un immobile è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini per abuso edilizio. L'uomo infatti ha modificato strutturalmente un immobile suddividendolo in 2 appartamenti senza autorizzazioni comunali e affidandolo a 2 distinti nuclei familiari di stranieri. I relativi contratti sono stati anche trasmessi alla Guardia di Finanza per verificarne le irregolarità. 22 inoltre le sanzioni amministrative contestate per un totale di 1.110 euro. Proseguono i lavori di ripulitura dei monumenti imbrattati nella notte, lo ricorderete, tra il 9 e il 10 maggio scorso, con una scritta in vernice rossa. Questa mattina i restauratori della ditta incaricata hanno rimosso la scritta sul basamento della statua di Paolo V in piazza Cavour, un intervento di pulitura che verrà poi completato con l'utilizzo di apparecchiature laser, così cancelleranno definitivamente qualsiasi traccia di vernice. Già effettuati gli interventi sulla
sulla scalinata del Palazzo del Podestà, del Monumento ai Caduti di Piazza Ferrari, del portone della Biblioteca di Via Gambalunga e del tempietto di Sant'Antonio in Piazza Tre Martiri. Ricorderete, gravemente ferito, possiamo dire così, anche un monumento simbolo della città di Rimini, il Tempio Malatestiano. In occasione del 25° anniversario di costruzione della chiesa di Rivabella, la comunità parrocchiale ha ospitato dal 13 al 20 luglio la statua della Madonna Pellegrina del Santuario di Fatima. Si tratta dell'undicesima tappa che questa sacra immagine ha fatto in Italia prima di ritornare in Portogallo. 10.000 le persone fedeli e non che sono passate a rendere omaggio all'immagine della Madonna di Fatima. È arrivata via mare l'immagine della Madonna Pellegrina di Fatima. Ad accoglierla sul pontile di Rivabella tanti fedeli, il vescovo Monsignor Lambiasi e il parroco della comunità di Nostra Signora di Fatima, che vive in questi giorni un anniversario importante. È stato un momento importante perché questa chiesa qui, questo edificio, quest'anno compie 25 anni di costruzione. La parrocchia, essendo dedicata a Nostra Signora di Fatima, ci sembrava importante celebrare questo momento proprio con la presenza dell'immagine pellegrina della Madonna di Fatima, sia per legarci agli eventi di Fatima, sia per ricordarci che Maria come pellegrina comunque cammina sempre a fianco a noi. Sono stati in tanti a darti una mano in questo momento, sono stati 70, sono quasi 70 i volontari che hanno collaborato un po' per seguire i vari momenti, penso che anche come comunità abbia dato una bella risposta. Ma io alla gente, quando ci siamo visti per preparare l'incontro, ho detto questo, ho detto: guardate, a noi viene l'immagine della Madonna Pellegrina, lei ha un problema, che se non immagine le sue mani sono ferme, le sue braccia sono ferme, non si muovono. Noi come comunità cristiana dobbiamo essere le braccia che accolgono la gente che verrà a farle visita, noi come comunità dobbiamo essere quelle mani capaci di consolare e fasciare il cuore delle persone. Ecco, queste persone che veramente hanno dato una mano, alle quali va tutta la mia gratitudine, penso veramente che abbiano assolto questo compito di accoglienza, di cortesia, di vicinanza alle persone. Un'esperienza di fede per la parrocchia che ha visto l'apice nella settimana appena passata, ma che da febbraio vede coinvolti almeno 70 volontari impegnati quotidianamente nell'organizzazione dell'evento e nell'accoglienza dei fedeli. È stato molto importante perché finché abbiamo parlato così dell'arrivo della statua è stata una cosa marginale. Quando ha varcato la soglia della chiesa si è fatta sentire. Il momento più toccante è stato quando, arrivando dal mare, ci siamo avvicinati alla riva e c'erano le persone sulla riva, tantissime. Tantissime persone sulla riva. Lì è stato un momento che ha toccato tutti gli organizzatori perché non ci aspettavamo un'accoglienza simile. È partito dall'Arco d'Augusto con ritrovo alle 18.30, la manifestazione, il corteo che è passato poi per le vie del centro storico di Rimini per dire basta alla violenza a Gaza. L'iniziativa è stata promossa da CGL Arci Rimini, Istituto Scienze dell'Uomo, Casa della Pace, Millepiede e altre associazioni del territorio. Tra le richieste, la cessazione immediata del fuoco, le rappresaglie, le vendette di ogni parte e poi che il governo italiano si attivi immediatamente affinché il nostro paese e i paesi membri dell'Unione Europea interrompino la fornitura di armi, di munizioni, di sistemi militari, come pure ogni accordo di cooperazione militare con Israele. Cambiamo decisamente argomento, resterà aperta fino a domenica nell'ala moderna del Museo della Città la mostra promossa da Cartoon Club dedicata al maestro del fumetto Luciano Bottaro, disegnatore per Disney e il giornalino e creatore di personaggi come Pepito e Pompon. Bottaro ha realizzato la sua carriera negli anni 50 e ha continuato a disegnare fino al 2006, anno della sua scomparsa. A Rimini nei giorni scorsi c'era la figlia di Bottaro, Annabella. Vi proponiamo allora un'intervista realizzata grazie ai colleghi di Janas TV. Tutto è partito dalla Liguria perché praticamente quando era un ragazzino lui è partito da Rapallo con i suoi disegni in treno, è andato a Milano, si è presentato alla casa editrice, lui voleva proporre i suoi disegni perché lui voleva fare i suoi disegni. Quando il direttore, che era Gentilini, ha visto i suoi disegni però gliel'ha bocciati e gli ha proposto di fare delle storie Disney. Ha iniziato e da lì poi è andata avanti per 50 anni. Luciano Bottaro è un caposcuola Disney assoluto,
figlio di mobilieri che lo guardano con sospetto e un po' di sgomento perché volevano che studiasse ragioneria e facesse i conti della ditta di famiglia, e lui gioca la carta dei fumetti, si mette a disegnare e i sogni vincono. In genovese era definito patella de scheggiu, che sarebbe un animale che rimane attaccato allo scoglio, non si stacca mai, perché lui da rapallo non se ne voleva mai andare, non si staccava, però comunque in tempi in cui non c'erano neanche i computer, quindi la comunicazione non era come adesso così veloce, lui intratteneva anche i rapporti con questi autori americani in via epistolare. Ha realizzato molti personaggi suoi, tra cui i più importanti sono Pompon, Pepito, Re di Picche, ma è stato anche uno degli autori, diciamo, principali di Casa Disney. E nella mostra che è stata organizzata quest'anno a Rimini da Cartoon Club ci sono esposte anche delle tavole non sue, ma di autori che lui ammirava, perché oltre ad essere un disegnatore, un autore, lui aveva proprio la passione per il fumetto e gli piaceva collezionare le tavole degli autori che lui aveva letto fin da bambino. Questo era l'ultimo servizio, vi ricordo che ci trovate anche sul sito newsrimini.it e sulle frequenze di Radio Icaro. Grazie a tutti dell'attenzione.